13ª edizione del Cartoon Sunday Bay, hai presentato Ten Days, una serie di 26 puntate completamente animate e coprodotta da Rai Fiction insieme a Cartoon One. Com'è nata l'idea di questo progetto di cui ne sei il regista? È un progetto nato 4 anni fa in Rai, nato con la voglia di fare una lunga serialità su un gruppo di adolescenti per raccontare i problemi dell'adolescenza. Negli anni l'abbiamo sviluppato sempre di più in chiave musicale, sempre di più all'interno di una scuola di musica. Oggi è diventato, come si dice di moda, un talent show, per cui è un gruppo di ragazzi che vogliono vincere un concorso musicale, però qui non ci sono nomination o esclusioni, c'è solo la vita di tutti i giorni, i propri genitori, le proprie famiglie, le proprie problematiche con le quali bisogna convivere, con le quali bisogna contro le quali bisogna anche opporsi a volte e saperle sopportare, perché nella vita non tutto va bene, però attraverso il superamento delle varie gag, delle varie difficoltà che i Teen Days trovano nella vita, riusciranno a coronare il loro sogno. E questo, se vuoi, è un messaggio positivo che diamo a tutti i ragazzi: credete in un sogno e vedrete che si realizzerà. Per la realizzazione della serie è stata utilizzata la tecnica del 2D. Perché questa scelta rispetto ad una tecnica tradizionale, quella con i disegni animati o in 3D? Allora, il 2D è una tecnica tradizionale a disegni animati. Il fatto che si faccia con i computer dipende dalla serialità con la quale bisogna produrre 26 mezz'ore, 13 ore, 6 lungometraggi in un anno, per cui è una mole tale di lavoro che con i disegni manuali non sarebbe possibile fare. Il 3D vale lo stesso discorso: questa è una serie con 80 personaggi tra genitori, antagonisti, professori, allievi, compagni di scuola, e non si può fare un 3D con così tanti personaggi, ecco, per cui alla fine la scelta è stata una scelta concreta, professionale, che ha adattato la tecnologia a quello che era la commissione originale, lunga serialità televisiva. Per la regia di questa serie ti sei ispirato a qualche grande maestro dell'animazione italiana o internazionale? No, credo che purtroppo ogni lavoro fa capo a sé, per cui non esisteva prima un lavoro come Teen Days e non esistono dei modelli di riferimento. Sono esistite delle storie dal vero fatte in questo campo, ma non sono applicabili al cartone animato. Il cartone animato è un altro linguaggio, per cui alla fine stiamo percorrendo una scommessa per la prima volta, ed è questo che ci affascina molto. Si parla tanto di cross medialità, di web TV, di televisione visibile sul cellulare, ma secondo te non si rischia di parlare sempre e un po' troppo di tecnologia a scapito invece dei contenuti? I contenuti poi dopo li vedi nel film, per cui noi adesso stiamo parlando di tutto quello che c'è attorno a una produzione, per cui la produzione è tutte quelle cose che hai detto. Poi se il film è bello o se il film è brutto, questo dipenderà dal film, per cui non è che a parole potremo vendere per bello un film brutto. Quindi speriamo che le storie reggano e che sono quelle che poi faranno girare i Teen Days in tutto il mondo.